in precampionato e il Niño de Oro esalta tutti con una punizione pennellata nell'angolo sinistro della porta aretina. Maradona firma così anche il suo primo rigore, che però trova la maniera di beffarlo al 36esimo con una rapidissima rovesciata da terra. Puntualmente viene su tiro dagli 11 metri. Un gol che Bersellini negli spogliatoi commenterà così. La mia squadra mi è piaciuta molto per questo. Che finisce oltre i cartelloni dopo questo gol che vi proponiamo subito, perché oltretutto merita anche un rallenti. Non è un segreto, infatti, a Napoli manca un difensore. Dieghito comunque non si demoralizza e al sesto minuto dà lezione di gran calcio. Apre e chiude un triangolo con Bertoni e colpisce Maligno con la punta del piede. Anche il palo gli è amico. Il pareggio è cosa fatta. Segna il delicato pareggio Diego Armando Maradona. Ma lui ripete lo stesso tiro del primo tempo e con la stessa calma. Non c'è tempo di pensare che è dato il campo. Niente, sono andato per tuffarmi, mi è mancato il terreno sotto i piedi, sono scivolato e sono caduto in terra senza poter tuffarmi. La partita tra Fiorentina e Napoli dunque parrebbe che fosse stata decisa da una scivolata, ma non è così. Accetta l'invito e va a segnare il gol numero 499. E Maradona non perdona. Il pallone indirizzato in fase di disimpegno da Vianello verso Orsi viene agganciato ed il gol è cosa fatta. Persino il sole sembra volersi infilare nell'obiettivo del nostro operatore quando la ripresa è dal basso per partecipare alla festa. Solo Lorenzo Maradona pennella col suo sinistro, intuendo l'uscita di Orsi, la rete del 3-0, mandando il pallone a 20 centimetri tra l'incrocio dei pali. Ma nel suo repertorio mancava la rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Il tentativo dal cappello a cilindro, il colpo magico che farà ancora disperare Orsi, imbrigliato tra le maglie della sua rete come il classico pesce fuor d'acqua. Non può farci proprio nulla. Esulta invece come un bambino Maradona. E lo fa quando mancano 5 minuti al termine. Qualcuno si chiede se non è autogol. Il dubbio viene chiarito negli spogliatoi, ma Maradona nega la paternità della rete numero 12 del campionato. La sfida Zico Maradona ha mantenuto le promesse. Alla fantastica punizione di Maradona in apertura ha replicato, segnata forse con la mano, da Maradona. Ma ascoltiamo i protagonisti al microfono di Claudio Coiutti. Qualche secondo con questa punizione e naturalmente. E poi il rigore di Dieghito. Degli 11 metri, Maradona, primo gol in campionato, non fallisce. La partita si accende, Caffarelli che ha sostituito Ferrario, infortunato. E perché Maradona con questo gol beffardo lascia di stucco il portiere, un gol che vi proponiamo al rallentatore con la descrizione autografa dell'autore. Un gol bello perché era di lontano. È Maradona a siglare il 2-1 finale. Il risultato restituisce dignità a un Torino punito oltre misura dalla classifica e condanna un Napoli sfortunato, come sembra illustrato. E non solo nella prodezza di questa storica rete, che per fortuna ridimensiona Madama e ripropone al campionato nuove tematiche. Una punizione che vale la pena di rivedere e subito. Maradona al suo destino, che è quello di non fallire occasioni come questa. E di Giordano l'assist, Dieghito stoppa e fulmina Zenga. E Napoli canta. Maradona! Difende quello stupendo gol che proprio lui, Diego Maradona. Rigore che puntualmente l'argentino trasforma. E sull'1-1 la partita si chiude senza ulteriori emozioni. Maradona realizza su punizione, ma l'arbitro non avrebbe fischiato. Bianchi parla di situazioni strane. Trasformato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato. Reagisce l'Inter che affonda qualche azione. Praticamente la partita sembra finita. Il Milan sostituisce Macina col difensore Mancuso ed ha qualcosa da recriminare. E nella ripresa c'è voluto un secondo calcio piazzato da posizione centralissima perché Maradona, come vediamo, battesse cervellati fissando il risultato.
36esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Yelpo respinge corto e Maradona, da terra in mezza girata, mette la palla in rete. Quindi allo nella ripresa immediatamente si il raddoppio del Napoli, è splendido Maradona con questo sinistro in acrobazia, l'esultanza del fuoriclasse argentino. Expectations soared, the desire of the fans was almost tangible. Maradona mania engulfed the city and the man himself settled in well and was excited by the challenge. Maradona segna e fa esplodere la sua gioia e mentre la Sampdoria getta nella mischia incocciati e Vicardi. E guardate che fortuna capita all'ex milanista. Del popolo napoletano. La folla, 80.000 persone, 1.5 miliardi di incasso, spinge Maradona in un abbraccio ideale. Towards the center of the goal. Ricevuta la palla da Branco, la indirizza maldestramente indietro permettendo un inserimento di Maradona che beffa la difesa avversaria. 1-0. 5 minuti dalla ripresa, Maradona vince il duello personale con Landucci, che resta il migliore in campo. 2. Maradona trasforma alla sua maniera, pallone da una parte. Un equilibrio proprio tra la solidità di due reparti e quindi la fantasia dell'attacco. Da chi sui taccuini ha il dovere di segnare i nomi dei giocatori migliori del campionato per le squadre nazionali. In mancanza lo facciamo noi. Su Venturi, dolorante ad una gamba, ha favorito Romano e Maradona ha infilato in rete un pallone angolatissimo con il suo magico sinistro. Nulla da fare per Dore. Al San Paolo. Ed allora, auspice il solito Giordano, Maradona regala a chi crede in lui la perla della giornata. Alla fine, magistrale punizione di Maradona per il 3-0 finale. Maradona realizza dal dischetto. Su 3-1. Careca per De Napoli, per Maradona, cambio velocissimo di piede ed è gol. Così con un gol stupendo. Vedete il capitano come azzecca il tiro, la prodezza, la gamba di appoggio di Maradona, tiro di Maradona e rete ed è il 2-1 che ripropone quindi praticamente il Napoli imbattuto. La più ampia angolazione con l'aggiunta dell'atterramento. A questo punto il Napoli indica il dischetto e Maradona fa centro. Poi corre a baciare la palla della sua rinascita. Il suo angelo custode della scala e poi Drago. Il pareggio al 35esimo con una punizione di Maradona. Tuttavia Maradona segna lo stesso. Dopo 3 minuti lo sceicco spagnolo gli piazza le spalle. Maradona non perdona. Per lui si conclude una settimana stressante, sì, ma con onori e tante soddisfazioni. Dalle congratulazioni di Alfonsino, Napoli, anche senza strafare, arriva al 3-1. La firma è di Maradona, che dice così buon Natale a tutti. Il conto alla rovescia continua. Il 3-0 arriva con una prodezza balistica di Maradona, dallo stesso lato del campo dove gli azzurri hanno costruito il loro dominio. Lievissimo smarrimento della difesa sampdoriana e palla a Maradona che rapina con destrezza la Sampdoria con questo gol. È stato l'episodio che ha deciso la del 2-0, ottimamente amministrata da Diego che va a segnare niente di meno che con il piede destro. Ammutolisce lo stadio. Maradona non è tipo da fallire le occasioni importanti. Già, Maradona, Careca e Giordano. 3 goleador per un Napoli marchione. È il 2-0, ma dura solo 60 secondi l'euforia. Altri 5 irpini e va a segnare la rete del 3-0 e sono 13. L'Avellino è Groggi ed è presente soltanto quando... ...azione che ne scaturisce, il pallone in fondo alla rete e l'espressione di Zenga che sembra più eloquente dell'urlo della folla. Ma l'Inter non intende... ...primo sorprendesse pubblico e portiere con uno dei suoi colpi improvvisi, che però non mandava al tappeto il Verona, già scosso dalle vicende di campionato. Sceso con 3 punte, Carnevale al posto di Giordano e Napoli nel primo tempo dopo il gol. La punizione con la maestria del fuoriclasse e lascia di stucco Galli. La replica, l'argentino fa centro ed esulta.
speriamo che si esalti pure. Il prossimo appuntamento è con il Bologna, al quale è approdato Magni per un anno. Al Partenio invece... reclamato per un calcio di rigore, niente da fare. Maradona, bellissimo il suo controllo di palla, grandestro, e purtroppo per Cousin non c'è niente da fare. Esulta Maradona, il Napoli... Maradona. Ghizzoni sta da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14° minuto che sta per scadere adesso. La missione di Maradona e così festeggia il figlio in arrivo, 3-0, 39°, mentre anche... e Junior trova Maradona testa 8. Sappiate aspettare il momento giusto per colpire. Il momento giusto è caduto tra il 42° e il 45° del primo tempo, con i gol di grande fantasia di Maradona e Careca che vi riproponiamo da altra angolazione. E Maradona lo realizza con la freddezza di sempre. Al nono, show di Maradona, una punizione capolavoro. Anche in questo caso, e riesce a servire il pallone al solito Maradona. Il 2-1 di Maradona con questo calcio piazzato. Dare di nuovo a rete Careca, De Napoli e l'Argentina. Tiro cross di Romano dalla sinistra, palla che sfugge dalle mani di Grudina e va sui piedi di Maradona che non ha difficoltà. Sul cross di Crippa Maradona incanta per tempestività e segna di testa. È il 40°. Splendido. Tiro. Gol, Napoli in vantaggio al 10° minuto con un calcio di rigore di Diego Armando Maradona. 3° minuto del secondo tempo. Cominciano i cross ed è proprio al 36° che nasce da un cross di Mauro l'azione del gol. Del Milan con lui, allora ho tentato il pallonetto, fatto gol. Trasforma sulla sinistra del portiere la sua maniera, allontanando così i fantasmi dello Sporting di Lisbona. La partita praticamente finisce qui. Al 40° riparte il Napoli, ormai ha dinanzi a sé un'Inter disorientata e Maradona mette a segno il suo gol. È il 41°. E alla fine Maradona manda tutti a letto pareggiando una partita che Napoli poteva anche perdere. Maradona sfrutta a dovere, mettendo a segno il 6° gol del campionato, il 3° dagli 11 metri. Poi la trasformazione della massima punizione che ha portato il Napoli sul favore per l'assist che lo glorificò mercoledì col Zenit. Abbraccio e suggerimenti tra i due per sostenere chi ne ha bisogno. Nella ripresa Mauro sostituiva Zola e dopo 4 minuti Maradona resisteva a Iachini e inventava questo gol. Tiro non forte ma angolato, 1-1. Perché quando la palla passa sopra la barriera del portiere Daniele De Napoli arriva il pericolo per la terza capitolazione. Maradona fa bis e Alenao vorrebbe essergli almeno. Il 2-1 è siglato da Maradona. E gol di Maradona. Preciso sbilancio Cervone sulla destra, poi piazza un pallone imprendibile tra palo di legno e palo di ferro. È implacabile Maradona. Tutto il contrario di prima. Sì, al contrario di prima, palla non... Al 13° il lampo del genio, il tocco finale che beffa Tacconi. Tacconi, vedete, si dice. Nessuna esitazione e l'aggancio in classifica al Milan vittorioso ieri e cosa fatta? Il bis 5 minuti dopo ad opera di Maradona, slalom vincente, tiro nell'angolino basso, Carnevale sfiora il pallone e Cousin è battuto. Un gioiello è arrivato a tu per tu con Galli due volte, il Napoli ha mandato in campo Crippa. E Maradona a siglare una splendida rete in mezza rovesciata a cross di Careca. Una prodezza quella dell'Arino che vale la pena di rivedere a rincessa di Brockhauser su questo cross di Careca. E lessissimo mette in rete. Una rete importantissima per il Napoli. Maradona e finisce così l'imbattibilità di Simoni e più tardi anche quella del Pisa. Comunque è rigore, Maradona realizza. I tifosi milani e Diego vince così. Trasformazione è affidata a Maradona. Sul dischetto si ripresenta Maradona ed è gol. Napoli, ecco, rivediamo ancora il corner battuto da Zola e Maradona che stacca tra due avversari. Αντί για την Napoli, μειώνει ο Μαραντόνα, ο οποίος όμως ζητάει επανάληψη. Ευτυχή ξανά ο Αργεντινός.